sento proprio il bisogno. Dina e Rosalba mi scuseranno se non farò ringraziamenti di circostanza, perché la mia gratitudine per quello, per lo sforzo che hanno fatto, perché credo che gli siano anche costate emotivamente, e credo che è incommensurabile, non riesco neanche ad esprimerla. Loro hanno il merito di avermi tolto un pezzettino di quel cancro che in tutti questi anni è proliferato dentro il mio corpo e dentro il corpo forse di tutti coloro che non si possono bere queste, che non si possono bere queste cose, perché avere consegnato Scarantino all'opinione pubblica come verità è qualcosa che è offensivo veramente nei confronti non tanto non solo dei parenti, ma anche di tutte le persone intelligenti che hanno un minimo di coscienza. Io vi posso dire solo una cosa e portare qui una testimonianza che sarebbe divenuta verità processuale se solo fosse stata depositata agli atti della procura di Caltanissetta, quando 20 anni fa con mio fratello andammo a consegnare l'unica agenda che era rimasta a casa, l'agenda grigia dell'Enel, che è l'unico documento dal quale si evince che mio padre avesse incontrato l'onorevole Mancino e qualcun altro. E questa agenda l'andai a consegnare personalmente, un commesso me la stava sottraendo dalle mani perché fosse messa agli atti. Io ho chiesto che venissero fatte le fotocopie davanti a me, pagina per pagina, dopodiché l'originale me la sono portato a casa. Ho visto dei volti quasi infastiditi per questo passaggio. Quando poi il caro La Barbera è venuto a casa mia a consegnare la borsa di mio padre, ho scoperto solo dopo 20 anni che questa consegna non era stata neanche verbalizzata agli atti. E quando l'aprì e vidi che non c'era l'agenda rossa, quell'agenda che io ho visto aprire e chiudere a mio padre quella mattina, perché dormivo nel suo studio, perché c'erano a casa nostra dei parenti e non avevamo tanti letti a sufficienza, quando dissi come mai questa agenda non è presente, dice: ma di quale agenda sta parlando? Dopodiché ho sbattuto la porta e lui ebbe il coraggio di dire a mia madre: faccia curare sua figlia perché sta male, sta veramente male, sta vaneggiando. Io queste cose le raccontai a Caltanissetta. Ebbene, dopo 20 anni sono ritornata a Caltanissetta, non c'era nulla, non c'era una traccia nei verbali, non c'era una traccia. E un mese fa mi è venuta la polizia scientifica in ufficio per farmi un tampone salivare. Ho chiesto a che cosa potesse servire dopo 20 anni per escludere le impronte digitali dalle impronte sulla valigia di mio padre, per vedere chi mai l'avesse potuta prendere. È un'offesa questa, tutto questo è un'offesa. Io però voglio continuare a sperare, solo per dare ragione anche alla morte pure di mia madre, che negli anni non ha fatto altro che sperare che queste verità venissero fuori. Perché è veramente vergognoso, ma è vergognoso non per noi, anche per i nostri figli, per le nuove generazioni, perché la verità si deve dire, non c'è niente da fare. E loro stanno facendo sicuramente uno sforzo in questa direzione che spero possa essere anche emulato da altri.